Ciao bellezze, allora, è un bel po' che non giro video, sono a Napoli e la situazione in Italia è quella che è. Non sto qui a parlarvi di questa situazione perché semplicemente se ne sta dicendo di ogni e il web è pieno di appunto aggiornamenti e mi occorre pensare un po' positivo. Quindi, mi è arrivato. Ho ordinato un po' di cosine per la baby. Allora, ve le mostro. Oltre a questi libri, perché alla fine sono libri, ho ordinato anche altre cosine che però devono arrivarmi e ci metteranno un po' più di tempo. Partiamo subito. Per chi non lo sapesse, la mia bimba ha 2 anni e sta iniziando pian piano a parlare, a capire varie paroline. E quindi ho acquistato questo qui su Amazon, appunto, Leggo Imparo ABC 1, 2, 3, la mia prima biblioteca, Sassi Junior. Non è assolutamente una collaborazione né nulla perché li ho pagati tasca mia. Vi dico anche i prezzi. Allora, questo qua è costato. Scusate, ma è un po' lenta la connessione. Ok, 12,66 euro ed è appunto una biblioteca, possiamo dire, appunto, una raccolta composta da più libricini. C'era questa e anche una sugli animali, però per gli animali, sinceramente, lei già abbastanza sei versi e quant'altro, mi importava più qualcosa di sostanzioso. Allora, tiro fuori i libricini intanto, anche se volevo cercarli di essere. Ok, qui appunto ci riporta che è possibile da 2 anni a salire. Io non so perché questa macchinetta. Ecco qua, no. Ma perché mai, dico io. Io vorrei il fuoco, ma io vorrei. Ok, sì, da 2 anni a salire, carino. La confezione è molto carina, bella anche da mettere sulla mensoletta. Allora, partiamo subito. Il primo libricino che appunto ho trovato, ho pescato, è la mia giornata. Devo dire che me li aspettavo leggermente più grandi, anzi molto più grandi. Dalle fotografie appunto su Amazon pareva un libro bello corposo, in realtà è fatto abbastanza bene, è piccino però, cioè entra in una mano, quindi vabbè. Sul dorso del libro abbiamo appunto il tema del libricino. All'inizio abbiamo questa bella paginina e appunto spiega un po' la giornata appunto della bimba. Scusate, non è il coronavirus, non preoccupatevi. La mia giornata, appunto, la sveglia e fa vedere appunto il bimbo che si sveglia. Devo dire che sono pagine molto spesse. Poi abbiamo la colazione, il gioco, il pranzo, parco giochi, il bagnetto, la cena e la nanna. Quindi appunto le attività che quotidianamente si compiono, cioè tutti i bimbi le compiono. Poi la mia famiglia. Mia mamma, mio papà, fratello, sorella, mia zia, mio zio, mia nonna e mio nonno. Carino, sono proprio delle piccole paroline. Ho visto anche che molti avevano acquistato le mie prime 100 parole, però le acquisterò ma non adesso. Poi il mio corpo. Un naso per annusare, una bocca per assaggiare, quindi appunto sensi, occhi, orecchie, mani per contare da 1 a 10, qui ti porto anche i numeri, carino questa. Poi braccia e gambe, sfiziosi, veramente carini. Devo dire che è un bel cartone spesso. Poi abbiamo l'alfabeto, abbiamo quasi tutte le letterine dell'alfabeto. Cioè tutte le lettere quasi, abbiamo le letterine dell'alfabeto, abbiamo i numeri, carino con i vari disegni vicino, sfizioso. Poi abbiamo gli opposti, giorno e notte, grande e piccolo, caldo, freddo, sopra, sotto, è finito qui.
carino. Le forme: cerchio, quadrato, triangolo e rombo. Carino, carino. E poi abbiamo i colori, non tutti penso, la banana è gialla, la mela è rossa, la melanzana è viola, i piselli sono verdi, le castagne sono marroni, i mirtilli sono blu, la carota è arancione e il cocco è bianco, bello il cocco. Quindi il primo appunto è questa raccolta che più o meno non sono proprio 100 paroline, ma diciamo che vi comprende la maggior parte del lessico che un bimbo deve avere in questa età, mettiamola così. Poi le ho preso, wow, questo è grandissimo, le fiabe della buonanotte. Vorrei evitare di farle vedere sempre i cartoni animati prima di addormentarsi e quindi ho preferito acquistare, sono sul pavimento, sì, questo è il mio iPhone, perfetto, questo libricino qui. Allora, spegni la luce e guarda le stelle. Di questo vi farò vedere appunto magari quello che succede su Instagram, quindi seguitemi anche lì. Molto, è molto grande come libro ed è anche grande come formato. Allora, innanzitutto vorrei dirvi la casa editrice che è Gribaudo. E questi bellissimi disegni sono stati fatti da Stefania Colnaghi, scusami ma non riesco a leggere. Allora, Hansel e Gretel. Poi abbiamo, ah, c'è proprio tutta la storia, Cappuccetto Rosso, sono scritti in maniera abbastanza grande, Baba Yaga, questa non la conosco, Baba Yaga, no, questa non la conosco proprio, mi sa tanto di però una sorta di il topo di città, il topo di campagna, questo sì, la conosco, i musicanti di Brema. Poi la cicala e la formica, il pollicino, sì, ne abbiamo un bel po' di fiabe, i tre porcellini, il tenace soldatino di stagno, il brutto anatroccolo, ce ne sono un bel po', un belle miste, mi piace. Anche perché sono bellissime queste illustrazioni, appunto. La principessa sul pisello, il gatto con gli stivali. Sì, sono ben raggruppate, sono di vario genere comunque. Il lupo e i sette capretti. Questa molto spesso la vediamo anche raccontata la Mascia Cenerentola. Un classico, Biancaneve e i sette nani. Ce ne sono parecchie, ce ne sono. La bella lontana nel bosco, il principe Ranocchio, fratelli Grimm, Rapunzolo anche, Riccio di d'oro e i tre orsi, questo non lo conosco per niente, cioè veramente no, l'usignolo dell'imperatore, la bella e la bestia, sono, cioè alcune sono intramontabili proprio. Questa bellissima, il vestito nuovo dell'imperatore, fantastica questa qui. Giacomino e il fagiolo magico, le tre mele marce. E sono finite, sono finite? Vorrei controllare, ma ah, qui praticamente c'è un indice che va per alfabetico, per durata, favole brevi, medie e lunghe, per temi, animali, avventura, maghi, frate, streghe e orchi. Bellissimo questo prezzato qui, 10 euro. Adesso vi dico su Amazon quanto l'ho pagato, non so se 10 euro o di meno, di più. Io l'ho pagato 8,50, quindi l'ho pagato anche di meno. Vi faccio vedere, ma è impossibile secondo me, perché io non sono brava a mettere a fuoco, perché spiegatemi qualche, ecco qui, il
carino, molto molto carino. E infine, come ultimo libro proprio, le ho preso questo. Allora, parto con una piccola premessa: ogni bambino è a sé, e questo fa benissimo che è un libro, se togliessi la zoom, ogni bambino so benissimo che è a sé. Questo libro qua è per bimbi di età superiore ai 3 anni. Mia figlia però, bene o male, più o meno scrive, più o meno, cioè a modo suo, cerca, e quindi volevo farle fare qualcosina. E ho visto questo libro, ma ci sono anche le pagine social, che appunto fa varie attività, quindi linee, forme e lettere. Devo dire che è un libro molto carino, mi è arrivato un pochino smangiucchiato qua, cioè non smangiucchiato, un pochino rovinato, ma vabbè. Questo qua il costo non c'è scritto qui, no, ve lo dico tramite Amazon, aspettate che... Allora, costato 5,99. Praticamente si compone appunto di esercizi, si poteva dire, e appunto abbiamo no, ci sono anche dei download gratis, figo. Abbiamo delle linee in orizzontale, quindi vi fa vedere la pratica in verticale, forma la X, la croce, poi abbiamo i cerchi, cioè lei cerchi bravissima. Lo trovo un libro molto molto carino. Ecco, appunto, non lo finirà tutto adesso, però iniziare man mano, ecco appunto, anche i cuoricini abbiamo, a farle prendere la mano, secondo me non è sbagliato, anche perché, ripeto, mia figlia lo fa già da sola. Difatti, chi mi segue su Instagram lo sa, noi qui abbiamo anche la lavagna di Ikea, quella qui che la faccio vedere, e praticamente lei a volte ricopia quello che io faccio, quindi che siano cuori, alberi, fiori, lei piano piano si mette lì e riesce. Anzi, io vi invito a seguirmi anche su Instagram, perché ogni pomeriggio facciamo una tita differente, e quindi magari, ecco appunto, potrebbe essere ispirazione a varie mamme con bambini un po' più grandi quanto mia figlia ha quasi 2 anni e mezzo circa, quindi ci siamo. E nulla, ragazze, questi sono i miei acquisti in quarantena, se così possiamo dire. Vi ripeto che mi arriveranno altri libri, e se volete restare aggiornati vi invito a seguirmi sulle pagine social, TikTok, anche se comunque sono poco adesso, e su Instagram. Un bacione, ciao bellezze!